Ciao a tutti bimbi! Oggi ho deciso di insegnarvi a costruire un gioco, il gioco della dama. La dama è una scacchiera, penso che tanti di voi sappiano cosa sia questo gioco, è una scacchiera bianca e nera, ma la mia sarà una dama diversa, è una dama fiorita. Allora, adesso vi dico cosa dovete procurarvi. Una scatola, io ho preso questa. Può essere una scatola di recupero che ci servirà per la base della nostra dama. Per costruire la nostra dama ci servono queste cose: un foglio a quadretti, una matita, una colla, dei tappi, delle bottiglie di due colori diversi. Io ho preso il rosso e il bianco, dei pennarelli, le forbici, un righello. Prendete il vostro foglio a quadretti e con il righello dobbiamo suddividerlo in tanti quadrati. Ci dovranno essere 8 quadrati per ogni lato. Ecco, io ho già fatto i miei quadrati. Vedete che ce ne sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 per lato e abbiamo formato la nostra scacchiera. Ora dobbiamo costruire la nostra dama fiorita. Nei quadretti disegniamo dei fiorellini. Saltiamo sempre un quadretto e disegniamo un fiore e completiamo tutta la scacchiera. Ora avete visto, io ho completato tutta la scacchiera facendo i fiorellini in modo alternato. Ora con i pennarelli dobbiamo colorare le caselle vuote con il verde che resterà il nostro prato e anche i fiorellini. I colori potete scegliere voi del fiorellino come più desiderate. Io vi faccio vedere come. Vi faccio vedere com'è rimasta la mia scacchiera, il mio prato fiorito. Ora, dopo aver realizzato la scacchiera, l'appoggiamo da una parte e dobbiamo preparare le nostre pedine con i tappi. Io ho preso il tappo rosso e un tappo bianco perché voglio realizzare col tappo rosso una coccinella e con il tappo bianco una pina. Ora con il pennarello nero vi insegno a disegnare la nostra coccinella. Ecco la nostra coccinella. Ora con il tappo bianco vi insegno a realizzare la nostra ape. Col pennarello giallo coloro tutta la base del tappo e con il pennarello nero disegno le strisce. E gli occhietti. Dopo aver creato le pedine, ho incollato la mia scacchiera sulla parte alta della scatola. La prossima cosa da fare è quella di sistemare le pedine sulla scacchiera in questo modo. Come avete visto, ho sistemato tutte le coccinelle da un lato, tutte le api dall'altro lato, sempre sistemate sopra i fiorellini, in questo modo. Adesso che abbiamo preparato tutto,
siamo pronti per poter iniziare il gioco della dama. Si gioca in questo modo. Ci devono essere due giocatori, uno avrà le api, l'altro le coccinelle. Dopo aver stabilito chi inizia, e mi raccomando senza litigare, a turno si sposta la pedina solo in avanti, a destra o a sinistra, di un solo quadrato e sempre dove ci sono i fiori. Se due pedine si trovano vicine, chi deve giocare può mangiare la pedina dell'avversario, in questo modo, e viceversa. Si va avanti così finché una pedina non raggiunge il lato opposto da cui è partita. In questo modo la coccinella è arrivata per prima e ha vinto la partita. Spero che vi sia piaciuto questo gioco e sono sicura che più partite farete e più diventerete abili a sfidare tutti i vostri amici. Visto che per i più piccoli magari questo gioco è un po' più difficile, ho pensato anche a voi. Sempre con le pedine che abbiamo preparato, con le coccinelle, con le api, possiamo giocare in questo modo. Sistemiamo le nostre coccinelle sul prato verde, dove vogliamo, ma solo sul prato verde. Le nostre pine le sistemiamo solo sui fiorellini. Un altro gioco che possiamo fare è questo. Sistemiamo le nostre coccinelle tutto su un lato. Le nostre pine le mettiamo invece sulla diagonale. E poi ancora mettiamo vicine un'ape e una coccinella dove vogliamo nel prato. Così, così, così. Poi possiamo ancora prendere due coccinelle, sistemarle nel prato e poi vicino sul fiorellino le apine e facciamo tutta la riga fino in fondo. Io vi ho dato delle idee, adesso tocca a voi inventarne delle nuove e giocare con i vostri amici. Ma mi raccomando, una volta finito, come a scuola, il gioco va ritirato nella scatola. In questo modo. Bene, adesso aspetto i vostri lavori e buon divertimento con la Dama Fiorita. Ciao a tutti!